La liturgia oggi ci invita a rivedere la nostra fede. Insieme a Gesù si aveste fede quanto un chicco di senapa, poteste spostare anche le montagne. Diceva ancora, quando verrà il figlio dell'uomo sulla terra, pensate che troverà ancora la fede? Il discorso sulla fede è fondamentale nella vita. Noi ci chiediamo fedeli, appunto perché abbiamo creduto. Abbiamo creduto in Dio. Abbiamo creduto nell'inviato di Dio, Gesù, figlio del Padre, Salvatore nostro. E all'ingresso della chiesa per il battesimo il sacerdote domanda che cosa chiedi, la fede. È nella fede che noi chiediamo il battesimo, la fede è l'ingresso nella vita. Eppure oggi la nostra fede è molto languida, perché la fede si esprime nella vita. Non basta credere con la mente, anche i diavoli credono e tremano, ma non traducono la fede in opere, perché non sono in grazia di Dio, perché non hanno la buona volontà di adempiere quello che la fede è detta, perché fissate nel male non possono volere il bene. Ma noi possiamo volere il bene, noi siamo liberi e se la fede ci spinge, noi possiamo operare cose meravigliose. Nulla è impossibile a chi crede. Chiediamo allora questa mattina al Signore la purificazione della fede. Quando noi crediamo, e allora tutte le superstizioni cadono, man mano che noi difettiamo dalla fede, crescono in noi le superstizioni, i surrogati dalla fede, perché l'uomo ha bisogno di credere. E quando non ha a chi credere, si inventa, o crede con facilità a cose che non valgono nulla. È la credulità che ci attanaglia. E non valgono condizioni sociali elevate o basse, non valgono le istruzioni, non vale il grado di cultura. L'uomo che crede poco diventa superstizioso, perché il cuore dell'uomo ha bisogno di un appoggio, di una sicurezza, ha bisogno di Dio. E quando non troviamo in Dio la nostra sicurezza, la cerchiamo in altre, in cose fasulle, perché il desiderio ardente dell'uomo e il bisogno piuttosto dell'uomo è di avere un appoggio, perché l'uomo si sente fragile, l'uomo non si sente sicuro e davanti all'impalpabile trema e si appiglia a ciò che possa sostenerlo, proteggerlo. Questo avviene quando manca la fede. Ma quando c'è la fede, noi camminiamo al sicuro e non temiamo. Chiediamo allora questa mattina al Signore di irrobustire la nostra fede, perché la fede è un dono di Dio e perché una volta che noi abbiamo questo dono, dobbiamo impegnarci a una vita di fede. O Signore, ti chiediamo in questo momento, scendi dall'alto dentro di noi, soffia la fede dentro di noi, perché se noi non crediamo, noi siamo perduti. Signore, aumenta questa fede dentro di noi, soffia ancora questo tanto spirito dentro i nostri cuori, perché noi crediamo.
verserò dell'acqua pura, dice il Signore, e sarete mondi da ogni vostra colpa, e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore, perché con un cuore nuovo possiamo servire Dio. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, o Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vasca dell'acqua con la parola della vita, o Spirito, che dall'acqua del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai data la luce Re, che governi il cielo e la terra, per i secoli in eterno. Preghiamo. Perdono, Padre, le colpe dei figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, intercede per noi la Vergine Maria, Madre del suo Figlio, e il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'episodio narrato nel Vangelo si può verificare, tante volte si verifica nella nostra vita. Qui gli apostoli partirono, c'era bel tempo, il mare era calmo, non c'era un soffio di vento, e allegri gli apostoli con Gesù dentro la barca iniziarono la traversata del lago di Genesaret. Gesù tranquillo, stanco dal viaggio, andò a riposare nella stiva, ma all'improvviso, quando nessuno meno se l'aspettava, incomincia a soffiare il vento, le acque ingrossano, i flussi del mare mettono in agitazione la nave, che barcolla, la gente della nave si sente in pericolo e grida, chiama per tutti, si danno da fare perché la barca, l'acqua, cioè in barca acqua, e allora gli apostoli, vedendo che Gesù non era con loro, ma che dormiva, ed essi erano in pericolo di affondare, scendono nella stiva, trovano Gesù che dorme, tranquillo, lo svegliano, maestro, come? Qui siamo tutti in pericolo, la nave sta affondando, il vento soffia, il mare in tempesta e tu dormi. E lui, svegliatosi, stropicciando gli occhi, dice, che cosa c'è? Dice, come stiamo affondando? Uomini di poca fede, non sapete che ci sono io? Io non affondo mai. E tutti quelli che sono con me non potranno affondare. E andò sulla tolda, guardò il mare, guardò il vento che soffiava, comandò al vento di cessare, ferma di vento. Stese l'altra mano sul mare e disse, calmati, mare. E all'istante il vento cessò. Il mare si calmò. Tutto tornò tranquillo. Quelli che erano sulla nave restarono lì vivi. Ma chi è questo?
che comanda il vento, comanda il mare, comanda gli elementi della natura, e all'istante obbediscono e si prostrano davanti a lui. E Gesù, rivolto ai discepoli, dice: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? La mancanza di fede produce la paura, ma quando c'è la fede, la paura bussa alla porta, la fede si affaccia e dice: qui non c'è posto per te. È un cartellino che io tengo lì, sopra la mia scrivania, al muro, dove appunto ti dice: la paura bussò la porta per entrare, la fede si affacciò alla finestra e disse: qui non c'è posto per te. Dove c'è la fede non c'è paura, ma una fede viva, una fede che risiede sulla parola di Dio, che non si inganna e non ci può ingannare, che conosce ogni cosa, non ci inganna, perché è amore, è un Dio che ci ama, ed è un padre che vuole bene i suoi figli, e li vuole salvi. Non si inganna, perché egli è la sapienza eterna. E allora noi fissiamo lo sguardo e il cuore in colui che non si può ingannare, perché Dio, e non ci può ingannare, perché Padre, che è sollecito della nostra salute. E per questo che noi, fidando in Dio, non abbiamo paura. Ma che cos'è la fede? Non facciamo un discorso sulla fede. La fede è credere alla parola di Dio. E lo segue dalla nostra mente, dalla nostra volontà, a colui che dice, e dice la verità, e vuole che noi stiamo a quelle che gli dice. È un dono di Dio, un dono che Dio fa ai grandi, come narrato qui nella lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato. Per fede Abramo credette a Dio, per fede Sara credette che quel bambino che aveva nel grembo era il bambino in cui sarebbero state benedette tutte le genti. Credette quando erano sterile e avanzate negli anni. Per fede i patriarchi si mossero. Qui c'è tutto l'inno della fede. La fede che è un dono del Signore, ma è anche un impegno del cristiano, un impegno nostro, di operare in conformità della fede, senza cedere alla paura, senza cedere al dubbio. Chi crede sarà salvo, chi non crede sarà dannato. Dio vuole che noi crediamo alla sua parola. Ed è questo credere alla sua parola, senza prove, che ci salva. Perché se abbiamo la prova, se abbiamo l'evidenza, allora la fede cessa, perché c'è l'evidenza. La fede esige la non evidenza, esige il buio, le tenebre. Perché se noi vediamo, constatiamo, tocchiamo con mano, non c'è bisogno di fede. È la salvezza. Il merito nostro consiste nell'aderire alla parola di Dio senza toccare con mano quello che Dio ci promette o ci dice. Credere alla parola, credere a Lui, che non ci vuole ingannare, non ci inganna, perché il nostro Dio
e ci vuole salve. Questa è la fede. E quella fiducia che noi abbiamo in colui che crediamo essere il nostro Dio. E questi abbandonarsi a Lui. La fede che impegna tutto l'uomo, impegna la mente, perché noi crediamo alla rivelazione, ossia allo svelamento, alla parola che Egli ci dice, anche quando non constatiamo con mano. Crediamo al presente e crediamo al futuro. Impegna il nostro cuore, perché la nostra volontà si aderisce a quello che Dio ci dice. Aderiamo con tutta la vita, perché la nostra vita è in conseguenza a quello che noi crediamo. Noi cristiani viviamo di fede, e il vero cristiano è colui che crede con la mente, crede col cuore, crede con le opere. Quando c'è, cioè, unione, sintesi, tra quello che noi crediamo, quello che noi diciamo e quello che noi facciamo. Quando manca questa coerenza, manca l'uomo di fede. Quell'uomo non è più un uomo di fede. Chiediamo al Signore di essere uomini di fede, pieni di Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che mette in noi la fede. Ed è per la fede che noi ci serviamo, più per la fede che per le opere nostre. È la fede che ci inclina ad operare in conformità, ma è la fede così la base della nostra salvezza, la base della speranza, la base della carità. Senza la fede, la speranza e la carità non hanno dove appoggiarsi. Ecco perché è l'inizio della salvezza, è la garanzia della nostra salvezza. Tutti abbiamo ricevuto la fede, ma questa fede va coltivata giorno per giorno. Va coltivata nell'amore, nell'osservanza del comandamento del Signore. Va coltivata nell'osservanza di tutti gli altri comandamenti di Dio. Va coltivata con i mezzi di grazia, con i sacramenti. Va coltivata nella preghiera. Si cresce così nella fede, perché se noi lasciamo che la fede vada per conto proprio e noi non la maturiamo, non la esprimiamo, non la portiamo avanti mediante quei mezzi che il Signore ci dà, questa fede languidisce fino a sparire dentro di noi. E chi non crede non sarà più salvo. Chiediamo al Signore allora la fede, l'aumento della fede, come dono del Signore, ma chiediamo soprattutto di operare in conformità alla fede. Impegniamoci alle opere di fede e difendiamoci oggi dalle insidie contro la fede. La nostra fede è insidiata dalle false dottrine del mondo. È insidiata dagli uomini, i quali propinano a noi false dottrine che inquinano la fede, la estelano e la distruggono. La fede è minacciata dai cattivi costumi, perché quando si comincia a vivere come se non si credesse, si finisce col vivere appunto come non si credesse. Perché la vita trascina la fede. Se tu operi come se non credessi, alla fine tu vivrai da non credente, e la fede è venuta meno in te. Ecco perché i cattivi costumi minacciano terribilmente la nostra fede, la estenano fino a sopprimerla, e senza fede non ci si può salvare. Guardiamoci allora delle false dottrine e dei falsi costumi degli uomini di oggi, i quali vivono senza la fede e mettono in pericolo la nostra fede. Quando noi crediamo poco, siamo esposti a tutte le ingerenze del nemico. Facilmente la nostra fede viene inquinata perché non abbiamo
la forza di resistere, quando non abbiamo convinzioni profonde. È una vita profondamente cristiana, la nostra fede è in pericolo. Noi diciamo che le religioni che ci stanno attorno sono pericolose per noi, non tanto perché sono pericolose in sé, ma il pericolo consiste in questo, che la nostra fede è languida. Perché se la nostra fede fosse forte, noi non avremmo paura né dell'Islam, né del buddismo, né delle sette sataniche, né delle credenze pseudo-religiose, né dei Simoni di Geova, né di nulla. Non ci verrebbero né caldo né freddo, perché noi crediamo fermamente. Ma se la nostra fede è debole, ecco, il popolo cristiano può essere inquinato dall'Islam, dal buddismo, dalle sette esoteriche. Ed è questo il grave pericolo che corre il mondo cristiano occidentale oggi. Questo è il grave pericolo che corre l'Italia, l'inquinamento della propria fede, perché non coltiviamo la fede. Non coltiviamo la fede perché non aderiamo alla dottrina della Chiesa che tutela la nostra fede, perché mettiamo in discussione i dati della fede. Si indebolisce la fede perché i nostri costumi non sono in conformità alla fede che professiamo. Adottiamo i costumi dei pagani, i costumi di coloro i quali vivono come se non credessero. Fratelli e sorelle, la nostra fede è in pericolo. Ed è vera la parola del Signore Gesù: quando verrà il Figlio dell'uomo sulla terra, troverà la fede? E allora aderiamo saldamente alla fede cristiana, cioè agli insegnamenti, ai dogmi della Chiesa. Aderiamo fermamente, istruiamoci, pratichiamo poi i sacramenti che tutelano la nostra fede e viviamo cristianamente secondo i comandamenti di Dio. Perché se la nostra fede non si differisce, la nostra vita non differisce dalla vita degli altri, se noi ci adeguiamo alla vita dei mondani e il mondo è entrato in noi, allora la nostra fede si estingue e noi siamo coinvolti nella condanna per tutti, nella condanna del mondo che non crede. Noi siamo cristiani, dobbiamo vivere di fede, mostrare la nostra fede. Noi siamo cristiani, dobbiamo mostrare la nostra speranza in Cristo Signore. Noi siamo cristiani e dobbiamo vivere di amore per Dio e di amore per il prossimo. Una parola prima di terminare sui segni esterni della fede. Noi portiamo la crocetta. Quali sono i segni esterni della fede per tutelarci contro le insidie del male, per mostrare che noi siamo credenti, per preservarci dal male? Noi usiamo l'acqua benedetta per preservarci dagli inquinamenti del male, usiamo la crocetta o il tau che portiamo così sul petto. Mettiamo la santina della Madonna di Sant'Antonio dentro il portafoglio e crediamo che così noi siamo protetti. Non è questa la protezione della nostra fede e della nostra vita. Questi segni valgono in misura che sono accompagnati dalla fede. Tante volte succede di vedere una persona che porta sul petto un becco di viso e accanto un cornetto. E allora io domando: ma come mai Dio e il diavolo insieme? I segni di Dio e i segni del maligno, non si sa mai.
io mi metto al sicuro. O mi protegge Dio o mi protegge il maligno. Io voglio essere protetto. Che fede è questa? Tante persone portano la Madonnina sul petto e poi l'oroscopo. L'oroscopo, cioè il segno zodiacale. Non si sa mai, non si sa mai. Mi proteggerà la Madonna, mi proteggeranno le potenze così oroscopali, perché io sono un leone, io sono una vergine, io sono un acquario, per cui il mio segno mi proteggerà. Sono superstizioni. E allora i segni che noi portiamo valgono non come protezione, ma valgono come richiamo dalla fede. Un crocifisso non ti protegge se tu non credi. Se tu credi, ti protegge. Ma se tu non credi, è un amuleto. E di questi amuleti ne portiamo tanti e si vendono. È la fede che salva. Noi non condanniamo assolutamente né crocifissi, né rosari, né immagini sacre, ma se questi sono soltanto degli adornamenti, se sono segni superstiziosi, se sono salvaguardia, quasi che ci deve essere proteggere per una forza arcana che hanno in se stessi, noi siamo nell'errore. Queste cose ci proteggono se sono segni della fede. Le misure che noi crediamo sono i segni che noi portiamo. Se sono benedetti e noi li portiamo perché c'è la benedizione di Dio portando questi segni, perché noi crediamo a Dio, crediamo a quel crocifisso che è morto per noi, crediamo nella potenza di Maria, nostra madre. E allora che questi segni hanno valore di protezione per noi. Ma senza la fede non sono protezione per noi, sono segni superstiziosi, sono amuleti e nient'altro. Tant'è vero che chi non crede porta ugualmente nel portafoglio tutti i segni, cornette, segni di oroscopo, ferro di cavallo, eccetera, eccetera. Insieme col crocifisso, con la corona, con il libretto pregate, pregate, pregate. L'altro giorno sono entrato in una casa e ho trovato un bellissimo crocifisso proprio al centro della porta e sopra tutto, come cornice, un bellissimo ferro di cavallo. Che significa questo? Non si sa mai, non si sa mai. Non si sa mai. Se non ce ne può il crocifisso, ci potrà il ferro di cavallo. Se il ferro di cavallo non ce la fa, ci sarà il crocifisso. Messi sullo stesso piano. Questa è profanazione. Questa è mancanza di fede. O ci crede o non ci crede. Sono dei segni che dimostrano che la nostra fede è languida. Noi non dovremmo avere bisogno di questi segni. Tante volte noi ci carichiamo di medaglie, medaglie, crocifisse e di tante altre cose, quasi per essere protette. Ci proteggono e basta. E noi siamo disimpegnati dai nostri doveri di fede. In chiesa non ci andiamo, c'ho il crocifisso che porto. Non faccio la comunione neanche una volta l'anno, però il crocifisso ce l'ho e sono sicuro. Quel crocifisso non ti fa niente. Devi osservare i comandamenti di Dio. Intanto valgono quei segni in quanto tu sei un osservante della legge del Signore. Fratelli e sorelle, non giochiamo con la fede. Il mio giusto vive di fede, è scritto. Noi viviamo di fede. La fede è il fondamento delle cose sperate. Senza la fede non ci si salva. Andate, battezzate. Chi crederà sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato.
O Signore, ti chiediamo questa mattina di aumentare la nostra fede. Vieni, Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, soffia ancora il tuo spirito, perché noi crediamo. Tu hai detto a Tommaso, tu credi perché hai veduto, ma beati coloro i quali crederanno senza aver visto. O Signore Gesù, questi beati siamo noi. O Maria, Elisabetta ti diceva beata perché avevi creduto. Non ti diceva beata perché era la madre del Redentore, ma ti diceva beata perché avevi creduto. O Maria, ottienici da Gesù tuo figlio una fede grande, una fede che possa piegare tutte le forze del male, una fede che ci sostenga nel cammino della vita, una fede che non tenga conto dei flutti del mare, del vento, della tempesta, una fede che resista a tutte le tentazioni, la fede in Cristo tuo Figlio, Re e Signore nostro. Amen.